Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema, Assicop Emilia Nord, agente generale di Unipol Sai Assicurazioni, divisione Unipol. Buonasera, ben ritrovati in diretta, nuova puntata dei Diritti in diretta, lunedì 18 aprile. Questa sera, come sempre, insieme a voi potrete intervenire in diretta allo 0522 30 44 63, il numero è cambiato nei due numeri finali, quindi 63 sono i due numeri finali, poi lo vedrete in sovraimpressione per tutto l'arco della puntata. Naturalmente SMS e WhatsApp al 342 199 5675. La mail, come sempre, e come gli SMS e WhatsApp, in funzione tutta la settimana per potervi dare consulenza anche al di fuori della diretta. Stasera sono con noi Silvano Cavalletti e Ilaria Rabitti, che ci aiuteranno non solo a rispondere alle vostre telefonate da casa, ma anche a dare qualche indicazione sull'argomento che abbiamo preparato. Stasera avevamo intenzione di darvi qualche indicazione sulla costituzione delle posizioni assicurative. Partiremo da alcuni spunti che sono legati alla imminente emissione degli estratti contributivi per quanto riguarda i dipendenti pubblici e da lì partiremo anche sulle indicazioni per quanto riguarda i dipendenti privati. Io, Ilaria, ti faccio subito in premessa questa domanda perché sono diversi mesi che si parla della famosa emissione degli estratti dei dipendenti pubblici. Intanto, a che punto è lo stato dell'arte? Cioè, stanno davvero arrivando questi estratti? Allora, diciamo che sì, sono partiti in maniera ancora molto ridotta. L'INPS dice che ha messo a posto già tante posizioni, però diciamo che le persone fino ad ora ancora non hanno visto arrivarsi, recapitarsi ancora a casa nulla. Dalle indicazioni dell'INPS comunque le comunicazioni le faranno anche tramite i datori di lavoro, quindi potrebbero ricevere o una mail se hanno lasciato la mail come recapito all'INPS, oppure tramite appunto l'ente datore di lavoro ricevere una lettera dove gli viene detto che possono accedere alla loro al loro estratto e andarlo poi a verificare. In questi sei mesi ne sono arrivati, però in una percentuale molto ridotta, quindi io credo che il boom degli estratti debba ancora arrivare, debba ancora proprio essere recapitato anche solo agli enti datori di lavoro. Quelli che abbiamo visto fino ad oggi, in parte alcuni sono corretti, nella gran maggioranza invece ci sono ancora degli errori, ma la gente non si deve spaventare, nel senso che si mettono a posto tranquillamente. E ricordo che la documentazione che loro hanno, certificati di servizio, decreti di ricongiunzione, di riscatti, quelli fanno fede, quindi se dovessero verificare che nell'estratto manca qualche periodo, la gente non si deve allarmare, può passare tramite i nostri uffici e noi faremo tutte le rettifiche del caso per avere appunto poi la posizione corretta. Sistemata. Perché, insomma, diciamo che però il grosso deve ancora essere fatto, soprattutto sulla parte del comparto statale, che ancora quello non è stato preso in mano dall'INPS. Quindi ti faccio solo una domanda che è, come dire, vincolata a quello che dicevi, ma se io però sono nelle condizioni di volere comunque verificare la posizione, questo è possibile a prescindere dall'emissione dell'estratto? A prescindere, assolutamente, o recandosi al patronato che attraverso appunto l'accesso all'INPS verifica l'estratto, oppure se uno ha il PIN può tramite il sito dell'INPS, nella parte però dedicata ai dipendenti pubblici, quindi non quella normale dei privati, può verificare il suo estratto. Dico questo perché tanti dicono che hanno il PIN, accedono e dicono che non si vedono la posizione, perché c'è proprio una parte dedicata sul sito ai dipendenti pubblici.
se si accede lì si vede l'estratto, se si accede nella parte normale privata è facile che vedano se hanno lavorato nel privato solo quella parte lì e non tutta l'altra parte. No, e lo diciamo perché è vero che gli estratti sono in arrivo, però al di là dell'estratto in arrivo... Si può verificare, si è sempre verificato, è chiaro che prima diciamo quasi il 100% non era in ordine, adesso pian pianino cominciano a essere in ordine. Dopo entriamo magari nel merito e nel dettaglio. Silvano, è arrivato un SMS di questo signore che è uomo, 62 anni compiuti il 2 di aprile e 39 anni e 2 mesi di contributi IMSS. Lui ci chiede l'ipotetica decorrenza di pensione. È chiaro che poi la ricostruzione in questo caso è abbastanza semplice perché sembra lineare. Dopo, quando tu gli hai dato la risposta, provo invece a recuperare l'argomento della serata, così qualche indicazione in più. Allora, questo signore dovrà raggiungere i 43 anni e 3 mesi di contribuzione perché non riesce entro il 31 dicembre 2018 a raggiungere i 42 anni e 10 mesi, per cui sarà soggetto a quell'aumento dei requisiti previsti da gennaio 2019 che porterà il requisito a 43 anni e 3 mesi, per cui dovrebbe arrivare intorno al 2019-2020, adesso bisogna vedere di preciso, ma il suo requisito saranno appunto i 43 anni e 3 mesi che rimarranno in vigore per il 2019 e il 2020, poi dal 2021, come previsto dalla riforma Fornero, ci sarà un ulteriore scatto di altri 3 mesi. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, poi sull'SMS facciamo un ragionamento sull'eventuale verifica di quei 39 anni e 2 mesi. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Allora, io sono una pensionata del pubblico impiego, della scuola tra l'altro, del personale ATA. Volevo chiedere delle posizioni economiche che erano state bloccate negli anni 2011-2012, in cui io ero ancora al lavoro, e si parla, ho letto su un giornale, che si parla che insomma hanno sbloccato queste posizioni economiche. Chiedevo che cosa bisogna fare per avere questo diritto, perché io quando sono andata in pensione era bloccata questa cosa. Quando è andata in pensione? Il primo settembre? Sono andata in pensione nell'anno 2013, aprile del 2013. Aprile? Del 2013, sì. Settembre. Sì, aprile, perché io sono andata in pensione per motivi di salute. Ah, ok, quindi non è andata in pensione con il collocamento ordinario, ma con una problematica diversa. Sì. Questo è importante anche da specificare. Io direi che Ilaria ha elementi sufficienti per dare una risposta, se la vuole ascoltare, grazie della domanda. Allora, innanzitutto non è una cosa automatica e non è per tutti, nel senso che... questa vicenda è una vicenda fondamentalmente contrattuale e a seconda di quando scadeva il gradone sono stati recuperati alcuni anni. Quindi alla signora dico di passare tramite i nostri uffici o tramite il sindacato scuola con la busta paga di quando è andata in pensione per verificare la scadenza del gradone che aveva, perché nel 2011 cosa è successo? Sono slittati in avanti i gradoni, li hanno bloccati, nel 2013 li hanno sbloccati mandando un anno indietro il gradone, quindi non è detto che spetti a tutti, nel senso che bisogna poi vedere se effettivamente, faccio un esempio, la mia scadenza del gradone era gennaio 2012, me l'hanno spostata in avanti a gennaio 2015. Cosa è successo con la firma del contratto dove hanno trovato i fondi per sbloccare? Che hanno mandato indietro di un anno la scadenza, quindi dal 2015 passiamo al 2014.
Bisogna sempre guardare però quando era la mia scadenza originaria, quindi non per tutti, uguale. È uguale, c'è anche chi l'ha preso subito perché la scadenza originaria l'ha fatto tornare indietro e chi nel frattempo invece ancora non è arrivato all'anno indietro, quindi alla signora dico bisogna guardare. Cosa succede? Se spetta comunque, spetta anche come stipendio, quindi ci deve essere una ricostruzione di carriera e quindi anche emolumenti dati come stipendio e successivamente viene rifatto anche la determina per la pensione con una riliquidazione. Il primo passaggio però è capire se effettivamente a me spettava oppure no. Quindi se in ogni stavo caso dentro, è a domanda. Esatto, non è proprio a domanda, bisogna vedere se io rientro nell'anno in cui... No, no, certo, se io rientro e ho fatto la verifica devo la comunque... domanda la dobbiamo fare per la pensione, perfetto. Per lo stipendio dovrebbe arrivare in automatico. Bene, quindi lei secondo me quello che chiedeva era rispetto alla pensione da quello che ho capito. Quindi conviene che passi con... uno stipendio. E questo vale anche per quei soggetti che stanno nelle condizioni analoghe, questo non è solo legato alla cessazione per motivi di salute. Silvano, questo è un altro sms di un lavoratore che ha cominciato a lavorare il 1° giugno del 76 e dalla fine di dicembre del 2015 lui è entrato in mobilità. Lo diciamo di battuta, che speranze ho con 4 punti interrogativi, quindi immaginiamo che diciamo che l'accesso alla mobilità, e così ne approfittiamo sulla posizione assicurativa, la mobilità mi fa maturare contributi utili al fine del pensionamento, quindi questo è il primo gioco di tranquillità che diamo. Poi ti lascio la parola così gli diamo una risposta. Sì, allora diciamo a questo signore che se è andato in mobilità a dicembre 2015 dovrebbe, se aveva più di 50 anni come credo, avere diritto a 2 anni di mobilità. Dovrebbe maturare i 40 anni nel 2016, rimarrà in mobilità 16, 17, 18, servono 42 anni e 10 mesi, se non arriva al requisito con l'indennità di mobilità dovrebbero rimanere scoperti non troppi mesi, magari qualche mese, e a questo punto le soluzioni possono essere diverse. Cioè questo signore potrebbe, lavorando con dei contratti a tempo determinato, allungare il periodo della mobilità, perché col tempo determinato la mobilità si sospende e riprende a decorrere quando termina il contratto da dove si era interrotta. Oppure alla fine della mobilità, se mancano ancora dei mesi, siccome il suo requisito saranno 42 anni e 10 mesi, dovrebbe eventualmente valutare anche la possibilità di pagare i versamenti volontari. È sempre possibile in questi casi, chiaramente i costi non sono proprio così accessibili, neanche impossibili, però vengono, diciamo, calcolati questi versamenti volontari sulla base delle retribuzioni che aveva quando lavorava. Ed è come importo del versamento circa il 33% dell'ultima retribuzione che aveva durante il periodo di lavoro. Quindi diciamo che questo signore non è messo male, nel senso che comunque con l'ammortizzatore sociale arriva in prossimità del requisito contributivo. Si parla già di 8ª salvaguardia, quindi... In questa sicuramente era tagliato fuori perché una cessazione nel 2015 non era contemplata. Chissà, magari potrebbero aprirsi anche dei nuovi scenari che gli consentono di andare in pensione magari con una norma che uscirà nel frattempo. Però comunque anche rimanendo e considerando i requisiti della Fornero, diciamo che insomma ci arriva vicino. Ecco. Sì, dal punto di vista... strutturale, diciamo, nella posizione assicurativa la mobilità è un elemento contributivo utile ai fini della pensione di anzianità e di vecchiaia, quindi questo è una sorta di garanzia. È evidente che per quelle situazioni dove la mobilità
non mi porta direttamente al requisito di accesso a pensione, abbiamo, come giustamente Silvano metteva in evidenza, la possibilità o di costruirlo attraverso i versamenti volontari all'uscita della mobilità, quindi alla fine del periodo di mobilità, oppure viceversa interrompendo la mobilità con periodi di lavoro a tempo determinato, dando un'occhiata anche ai salari, che non fa mai male, esatto, per chi sta andando in pensione. Però anche questa è un'altra fattispecie possibile, perché è vero che ci sono situazioni aziendali, e ne stiamo vedendo in queste settimane parecchie, dove le aziende danno proposte di incentivo all'uscita, ma ci sono anche aziende che semplicemente chiudono i battenti e non mi danno l'incentivo al pagamento, quindi questo è una cosa che qualche volta accade, e quindi bisogna costruire la posizione per arrivare alla decorrenza di pensione quantomeno. A me Silvano interessava stasera non fare un ragionamento troppo complesso, perché diventa difficile, poi ogni posizione come sappiamo è a sé, ma qualche elemento sul controllo della posizione assicurativa mi piaceva farlo. Ci proviamo a dare qualche indicazione di questo tipo, perché sempre più spesso capita che i periodi di mancata contribuzione sulla posizione, che magari una volta avevamo detto ma insomma non sono così importanti, oggi possono avere una valenza molto più significativa, perché magari mi anticipano prima del 2018 con le revisioni della famosa percentuale di diminuzione dell'importo di pensione se non raggiungo i 62 anni dopo il 1 gennaio del 2018, ma in ogni caso, perché essendosi allungato il requisito a pensione, è chiaro che la costruzione della posizione deve essere un pochino più attenta. Nel caso in cui ci trovassimo in una condizione dove non c'è la contribuzione, ma io ho lavorato o ricordo di avere lavorato, questo generalmente è quello che accade, come possiamo fare per valutare eventualmente il riscatto di quel periodo o eventualmente il riconoscimento di quel periodo da parte dell'istituto? Perché qualcuno non va tanto giù l'idea che li devo ripagare, questo ci capita spesso, ci guardano un po' con occhi sgranati, ci dicono ma come, io lavoravo. Ahimè, se c'è un problema però di mancata, esatto, contribuzione, dobbiamo correre un po' ai ripari. Cosa possiamo consigliare a questi cittadini? Allora, innanzitutto consigliamo sempre una verifica della posizione assicurativa, ma non solo a coloro che sono in prossimità o vicini al pensionamento, ma un po' a tutti in generale, anche perché se ci fossero degli errori o addirittura delle omissioni o evasioni contributive, c'è un termine di prescrizione di 5 anni per poter agire eventualmente nei confronti del datore di lavoro che non ha versato questi contributi. Di conseguenza è sempre opportuno fare una verifica che tutto sia stato versato correttamente, anche perché, come ben sapete tutti, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un periodo di grave crisi economica, dove molte aziende purtroppo a volte hanno chiuso i battenti, altre volte hanno avuto situazioni di crisi profonda. Quindi, specialmente in queste casistiche, una verifica la consigliamo sempre a tutti, perché quando siamo dentro ai termini prescrizionali, cioè i 5 anni, si può in tutti i casi, anche se il datore di lavoro non ha versato, fare una denuncia d'evasione contributiva, poi dopo provvederà poi l'istituto a sanare la situazione, a perseguire il datore di lavoro che non ha correttamente versato i contributi e quant'altro, ed il lavoratore si trova il suo periodo coperto. Se invece sono già trascorsi questi periodi qua, e quindi parliamo di periodi vecchi, o riusciamo a trovare la documentazione, ma soprattutto l'INPS trova questi versamenti, altrimenti, come diceva prima Cinzia, l'unica possibilità è quella di riscattare i periodi con un riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338 del 1962, che è di fatto una norma di legge vecchissima che consente al lavoratore, quando è stato vittima di un'evasione contributiva che non è stata denunciata chiaramente entro i termini di prescrizione, di poter fare questa richiesta di recuperare i periodi, richiesta che però è una richiesta onerosa, quindi in questo caso l'onere è totalmente a carico del lavoratore.
e vi dico per esperienza che i costi non sono proprio così economici, accessibili. Quindi potrebbero essere anche importi abbastanza importanti o comunque che se si riuscisse ad evitare con una verifica fatta in tempo e con la documentazione, perché dovete sapere che ognuno di noi aveva per i periodi vecchi delle ricevute per il versamento contributivo, ricevute che poi a un certo punto dal 2005 sono state sostituite da una modalità diversa di versamento contributivo che è appunto una modalità telematica di trasmissione di dati fra azienda e INPS, tagliando fuori il lavoratore che non ha più la ricevuta, il vecchio 01M che il datore di lavoro tutti gli anni gli consegnava per controllare l'esattezza del versamento contributivo. Questo 01M è sparito, se non ricordo male, si va molto indietro, nel 97, poi per un periodo dal 98 in poi è stato questa ricevuta contributiva inserita nel modello CUD e poi dopo dal 2005 si è passati al flusso telematico per cui il lavoratore non riceve più alcuna ricevuta del versamento contributivo, ma i dati vengono trasmessi direttamente all'INPS. Mi viene solo, Silvano, ti interrompo, perché quello che hai detto secondo me è importante sulla documentazione. Sarebbe importante tenere in realtà tutti i documenti dall'inizio dell'attività lavorativa al momento del pensionamento, sia per la verifica dei periodi che eventualmente manchino, ma perché quando capita, ed è capitato perché mi è venuto in mente mentre lo dicevi, perché sono capitati un paio di casi nelle settimane recenti in cui erano stati registrati male i vecchi DM10L, che erano quelli precedenti agli O1M, che erano dei fogliettini trimestrali. Lì l'INPS cosa ci ha chiesto? Le buste paga per il confronto dei salari per poter accreditare correttamente quei trimestri che non erano accreditati nel modo corretto. Allora il consiglio può essere questo. Oggi abbiamo degli strumenti e dei supporti informatici fantastici. Salvate tutto in una chiavetta, nel senso che comunque quello è un supporto che un domani lo possiamo eventualmente far valere. Laddove uno dicesse ma devo far trasloco, la carta, ci sono mille situazioni, magari il supporto telematico ci aiuta a tenere la documentazione. Poi giustamente se noi ci controlliamola ogni 5 anni e siamo certi che la posizione va in ordine. Ma magari per i vecchi che non hanno controllato e che magari oggi vengono e sono passati 15-20 anni, insomma, il libretto di lavoro tra l'altro oggi non serve più, ma è importante. Il libretto anche di lavoro oggi non è più un documento necessario, però per i vecchi assunti probabilmente in azienda hanno ancora all'ufficio personale il vecchio libretto di lavoro, che è un documento molto importante perché è comunque una certificazione ufficiale che testimonia appunto l'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro. Quindi se dobbiamo fare dei recuperi, se dobbiamo fare delle verifiche, questo è sicuramente un documento importante, come sono documenti importanti quelle ricevute contributive di cui parlavamo prima, che hanno dato fino a una certa data, sono importanti le buste paga, che hanno meno rilevanza da un punto di vista contributivo, però insomma in alcuni casi, come descriveva prima Cinzia, possono sempre tornare utili. Quindi in questi casi è opportuno proprio conservare tutta la documentazione. Fra l'altro c'è stato un periodo fino, e qua andiamo molto indietro, fino al 30 giugno 1974 per la nostra provincia, poi il termine varia a seconda di provincia, da provincia a provincia, dove c'erano ancora i contributi con le cosiddette marchette, che erano questi francobolli che spesso e volentieri il datore di lavoro, quando uno finiva di lavorare, consegnava nelle mani del lavoratore e magari non provvedeva al versamento all'INPS. Tessera, ti riprendo fra un minuto perché prendo la chiamata che sta aspettando da qualche minuto, la prendiamo e poi riprendiamo sui famosi francobolli. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ascolti, io lavoro in pubblico, in ospedale. Sì. Ho 41 anni di contributi. Volevo sapere se
se posso andare in pensione adesso o devo andare con i... Quanti anni di contributi ha, signora? 41. 41. E 41 compiuti e... quando? A febbraio. A febbraio di quest'anno, perfetto. Di quest'anno. Allora, io direi età che... Anagrafica? Età anagrafica? L'età di riferimento. 59 anni. Ok, perfetto. Quindi 59 anni e 41 di contributi. 41. Ok. La posizione assicurativa ovviamente lei l'ha fatta già controllare? Sì, sì. Ok, quindi direi che questa è la posizione completa. Perché potrebbero esserci dopo, magari ne approfittiamo, perché lei lavora come amministrativo o come personale sanitario? No, come sanitario. Ok, perfetto. Ok, una donna, quindi. È una donna, direi che Ilaria Elementi, se vuole ascoltare la risposta gliela diamo più volentieri. Quest'anno per le donne servono ancora i 41 anni e 10 mesi, quindi adesso si guarderà un attimo il giorno in cui perfeziona il requisito, però tendenzialmente è fine dicembre. Ricordo che a differenza dell'INPS i dipendenti pubblici possono andare in pensione il giorno successivo e non il mese successivo al raggiungimento del requisito, quindi alla signora serviranno i 41 anni e 10 mesi, se ne ha 41 anni a febbraio, direi che a dicembre è al traguardo, mal che va dei primi di gennaio, se proprio non cade è... con esatto. La fine del mese. Però comunque, se la signora ha già fatto verificare il tutto, quello che posso dire è che adesso l'INPS, con un'ultima circolare di qualche settimana fa, ha chiesto comunque agli enti di certificare le posizioni già 6 mesi prima la decorrenza pensionistica. Questo vuol dire che comunque per la signora potrebbe già ora di iniziare a fare la domanda di pensione, che ricordo è telematica, quindi o si fa presso un patronato o in autonomia se uno è in grado. Consiglio sempre di passare, perché ci sono mille cose da dover comunque decidere all'atto della domanda di pensione. Con una copia della domanda si va all'ufficio del personale del proprio ente e da lì poi si darà il preavviso, che normalmente è di 2 mesi. Però tutto questo adesso, se prima erano i 3 mesi che l'INPS aveva dichiarato all'ente datore di lavoro di certificare le posizioni, adesso con l'avvio appunto di tutta la procedura telematica sono 6 mesi prima. Quindi direi che per la signora è già ora di iniziare a fare i primi passi per l'eventuale domanda di pensione. Anche perché insomma la gestione da parte del personale del patronato è ovviamente una gestione anche di controllo della liquidazione della pensione, oltre che della posizione assicurativa. Sì, per verificare che non ci siano, anche perché con il discorso appunto del dover maturare precisamente, a volte basta un giorno per far saltare tutto. Quindi la signora ci dice: ho già controllato la posizione, quindi bene così. Se ci fossero delle situazioni dove il controllo non è stato effettuato, è il momento di farlo nell'avvicinarsi, nella prossimità, in questo caso della prestazione pensionistica, per verificare i riscatti, tutti quelli che sono i computi, gli eventuali scuole di specializzazione come in questo caso quella infermieristica. Diciamo che l'ente pubblico ha diverse situazioni da poter mettere in evidenza e che il patronato vi segue nella gestione fino alla domanda di pensione, che soprattutto col fatto appunto che a differenza dell'INPS non esiste un estratto conto certificativo e quindi la posizione va guardata a modo, incrociata anche con quella che ha il datore di lavoro, per essere sicuri veramente che il diritto ci sia. Perfetto. Ci fermiamo qualche minuto per uno spazio pubblicitario, ci vediamo tra pochissimo. Riprendiamo la diretta. Vi ricordo il numero di telefono, che è lo 0522304463. Sono cambiate le ultime 2 cifre, quindi ve lo ridirò qualche volta in più, ma lo vedrete in sovraimpressione. SMS e WhatsApp che stanno arrivando, 342-199-5675. Io riprendo, Silvano, dal ragionamento che stavamo facendo prima relativamente ai famosi, quelli che chiamiamo francobolli, che in realtà
erano dei fogli sui quali i datori di lavoro prima del 74 o comunque tra giugno 74 a ritroso, perché in alcune regioni è cambiato in quell'anno o al 1 gennaio o al 30 giugno a seconda di come le regioni hanno deciso di sviluppare questo tema, e qualche volta anche oggi ci ritroviamo qualcuno che ci porta fisicamente i foglietti con i francobolli attaccati. Nel ricordare questo, però, diciamo che sono ancora accreditabili qualora... Certo, era proprio questo la cosa che volevo sottolineare. Queste famose, si chiamavano marchette, no? Che non erano altro che dei francobolli che venivano attaccati su uno schedino di colore marrone fino al completamento di questo schedino, quindi erano francobolli che avevano valore mensile oppure settimanale, e alla fine, quando questo schedino veniva riempito, doveva essere consegnato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'INPS, perché poi accreditasse questi contributi. Cosa succedeva in quegli anni? Spesso e volentieri il datore di lavoro dava questo schedino al ragazzo, perché magari allora erano persone molto giovani, con su questi francobolli, non gli spiegava più di tanto cosa doveva fare quando finiva il rapporto di lavoro, e spesso e volentieri ancora oggi, a distanza di molti anni, troviamo delle persone che tirano fuori da qualche cassetto questi schedini con questi francobolli. Dopo gli spieghiamo come fare per farli accreditare. Prendiamo la telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Senta, io ho 63 anni e 40 anni di contributi. Sì. Volevo sapere più o meno quando potrei andare in pensione. 40 anni quando li ha compiuti, più o meno? A dicembre 2015, mi sembra. Perfetto, va bene, adesso potremmo sbagliare di un mese o due, vediamo di darle un'indicazione precisa su come muoversi. La domanda quindi era quando potrà andare in pensione? Sì, bene. Per sapere a titolo informativo. Io sono della scuola, statale. Statale, quindi è un dipendente della scuola. Allora a questo punto giro la domanda non a Silvano ma a Ilaria, che le dà qualche indicazione su come muoversi rispetto alla decorrenza. Sappiamo che il personale scuola ha una modalità di accesso d'uscita, finestra, quindi le diamo qualche indicazione volentieri, grazie. Un'unica finestra d'uscita, appunto, che è quella di settembre di ogni anno. Il requisito però si verifica comunque entro il 31 dicembre di quell'anno, quindi anche se si cessa, diciamo, il 31 di agosto con il lavoro, mi riconoscono, esatto, andare a fine dell'anno comunque il requisito. Il signore, se ha fatto i 40 anni di contributi nel 2015, tendenzialmente dovrebbe riuscire ad andarci nel 2018 con i 42 anni e 10 mesi di contributi. Senza penalizzazioni peraltro, perché ha 63 anni, per cui... Esatto, quindi nel 2018 siamo già ai 66, che però non sarebbero sufficienti per una pensione di vecchiaia, però il requisito contributivo lo matura. Quindi possiamo dire settembre 2018 ha raggiunto il suo requisito. Sì, quindi io direi al signore che a settembre del 2017, perché per la scuola si inizia un anno prima e ci sono delle scadenze ben precise, quindi da settembre del 2017 io gli consiglierei di passare e che verifichiamo tutta la posizione, se effettivamente riesce a maturare i 42 anni e 10 mesi entro il 2018, e da lì inizieremo anche tutte le procedure di domanda di pensione e soprattutto quelle delle dimissioni. Ci sono dei termini precisi che però ogni anno il Ministero decide, e quindi ci sono scadenze da tenere monitorate. Ed è importante farlo, perché appunto lì, se non mi dimetto entro la data che il MIUR stabilisce... Se non faccio le dimissioni, che sono oltretutto telematiche per loro, è come se io non avessi fatto neanche la domanda di pensione, quindi... Diciamo che le dimissioni per il comparto della scuola è la cosa principale. Più importante. Esatto.
Silvano, ti faccio rispondere a questo sms che è una signora che ha 64 anni appena compiuti, ci dice, quindi presumiamo in aprile. Ha 33 anni di contributi, è titolare di pensione di reversibilità, ma questo non rileva ai fini della domanda che ci pone, perché ci chiede quando potrò andare in pensione e la posizione è tutta da dipendente, quindi è un requisito ovviamente a pensione di vecchiaia. Non è distantissima a questo punto dal traguardo, quest'anno siamo nella fase intermedia, sono 65 anni e 7 mesi, direi che il fatto che poi non stia lavorando più in questo caso è rilevante perché aspettava l'età, evidentemente è rimasta chiusa fuori, ma se ne ha 64 nel 2016... Avrebbe, bisogna poi vedere a modo. Bravo, perché esatto. L'anno scorso, siccome i requisiti per la pensione di vecchiaia delle donne sono ancora un po' più incasinati di tutti gli altri, perché vanno a leggere vecchie normative, quindi gli adeguamenti sono un po' più complessi. L'anno scorso per una donna che aveva tutto lavoro dipendente fino a dicembre 2015 occorrevano 63 anni e 9 mesi, quindi non si sa mai che li abbia compiuti addirittura lo scorso anno. Se così non dovesse essere, da gennaio del 2016 il requisito per una donna che ha tutto lavoro dipendente sono diventati, requisito anagrafico, sono diventati 65 anni e 7 mesi. Questo requisito rimarrà invariato anche per l'anno 2017. Se però entro il 2017, chiaramente compirai 65 anni, se con i 7 mesi non dovesse stare dentro al 31 dicembre dell'anno prossimo, da gennaio 2018 purtroppo ci sarà un ulteriore scatto e diventeranno 66 anni e 7 mesi. Perché il 2018 è l'anno in cui tutti saranno parificati, donne, uomini, donne con lavoro dipendente, donne con lavoro autonomo, settore privato, settore pubblico, dal 2018 l'età sarà per tutti 66 anni e 7 mesi e da lì continuerà ad aumentare in misura uguale a partire poi dal 2019 e così via. Mi viene solo una, come dire, particolarità da mettere in evidenza. Lei ci dice che non sta lavorando più, ma se avesse lavorato come dipendente al 28 dicembre 2011 avremmo una prossimità di decorrenza leggermente diversa, perché una donna del 52... Questa donna è del 52 e se fosse stata a lavorare come dipendente, stiamo parlando di dipendenti del settore privato, non facciamo confusione, quali l'Ilaria non c'entra, la tagliamo fuori. Queste donne del 1952, la Fornero con loro è stata un po' più generosa, siccome avrebbero dovuto compiere il requisito di età anagrafica l'anno di entrata in vigore della riforma, per loro ha costruito un percorso agevolato, per cui la donna del 1952 che poteva far valere 20 anni di contribuzione nel 2012, e questo è il caso della signora, potrebbe andare in pensione con un requisito particolare che sono i 64 anni di età più gli indici di speranza di vita, quindi quest'anno sarebbero 64 anni e 7 mesi. Quindi se la signora all'epoca, probabilmente è una cosa che ha anche già verificato, però se all'epoca fosse stata a lavorare come dipendente a dicembre 2011, la norma di legge parla il 28 dicembre 2011, a questo punto potrebbe avere un buon anticipo rispetto all'età anagrafica prevista per la generalità delle lavoratrici. Mi piaceva ricordarlo perché questo è l'anno in cui le donne del 52 che non erano andate compiono i 64 anni, hanno l'età giusta da abbinare se erano lavoratrici dipendenti del settore privato al 28 dicembre del 2011, momento in cui si sono visti cambiare completamente gli scenari dell'accesso a vecchiaia. Prendo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, lei ci dica. Sono di Bologna, io ho già fatto le mie due ricerche qui ultimamente, ho visto che ho
ho 59 anni e ho 39 anni di contributi, no? Però la domanda più che altro non riguardava questo, riguardava il fatto che io ultimamente ho avuto un'operazione così e ho fatto, sono andato avanti alla commissione, mi hanno dato il 70% di invalidità. Sì. E di conseguenza il patronato, in base a questa risposta qui, mi ha chiesto di cercare di farmi avere dal medico di base un altro certificato medico che si chiama SS3, se dico bene, di sì, invalidità. Dice benissimo, sì. E in modo da poter andare davanti a una commissione dell'INPS anche per chiedere se io ho diritto, diciamo, a un assegno o qualcosa. A una pensione di invalidità sulla base dei contributi versati, che è pure esatto, assegno di invalidità. 40, sì. Perché mi hanno detto che se per esempio io ho un terzo di, diciamo, di requisiti invalidanti rispetto al lavoro che faccio così, dovrei averlo, ecco, così questo. Sì, diciamo che a fronte di un riconoscimento di quel genere di invalidità civile, poi adesso Silvano le spiegherà come funziona il meccanismo, sì, dell'assegno di invalidità, dovrebbero esserci ragionevolmente delle situazioni sanitarie che ci portano a pensare che la riduzione della capacità lavorativa sia superiore ai 2/3 e questo dovrebbe consentirle il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Ah, non di un terzo. No, cioè deve essere una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, che vuol dire che ho un residuo di 1/3 matematicamente, ma potrei anche avere una maggiore percentuale, perché l'INPS non mi darà dei dati, a differenza della Commissione Medica Pubblica dell'ASL, che mi dà un verbale con una percentuale precisa. L'INPS mi dice: hai diritto o no all'assegno? Io, se la domanda era questa sul meccanismo, passo la parola a Silvano, se no le faccio fare eventualmente l'ulteriore domanda se ne aveva un'altra. No, sì, più che altro su queste cose qui, perché io la domanda civile l'ho già fatta, la cosa civile. Sì, sì. Adesso dovrei passare queste richieste di validità presso l'INPS, perché è una cosa diversa, ha detto che c'è da alcuni anni, certo, di stacco, certo. Invece prima era tutto uno. Però conviene farlo in base al fatto che uno ha ricevuto il 70%. Ecco. Diciamo che oggi ci sono delle condizioni sanitarie che purtroppo le potrebbero dare questo diritto, è vero. Adesso Silvano le dà qualche indicazione sul meccanismo, tant'è questo signore ha 39 anni di contributi, quindi anche nel caso gli riconoscessero l'assegno di invalidità, ha tutto poi lo spazio di valutare, certo, la pensione, allora, di anzianità dopo. Grazie della domanda. L'informazione sicuramente è stata corretta. Io avrei fatto entrambe le domande subito, anche perché chiaramente se ci fosse un accoglimento dell'assegno ordinario di invalidità, che è quello che lei richiederà con questo particolare certificato medico SS3, il riconoscimento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Quindi noi, come modalità, quando qualcuno ha avuto un problema di salute serio, tendiamo a fare sia l'invalidità civile che questo tipo di invalidità. Quello che deve tenere presente è questo, che diciamo le due valutazioni da un punto di vista medico-legale sono completamente differenti. Quindi è vero che col 70% è un riconoscimento di invalidità civile importante. È anche vero però che la valutazione che fa l'INPS per eventualmente concederle l'assegno ordinario di invalidità è completamente diversa da un punto di vista medico. Cioè l'INPS va a valutare innanzitutto che tipo di attività lei svolgeva, perché questo è fondamentale, e poi deve stabilire se in relazione a questa attività la sua riduzione della capacità lavorativa è superiore ai 2/3 e quindi, come diceva lei ha solo 1/3 di residua capacità lavorativa e a questo punto le verrebbe concesso questo assegno ordinario di invalidità, che comunque ha tutte le caratteristiche della pensione, cioè viene calcolato allo stesso modo, quindi con 39 anni sicuramente diventerebbe anche un importo da un punto di vista economico abbastanza consistente. Chiaramente quello che mi sento di consigliarle, anche se venisse riconosciuto questo assegno ordinario di invalidità, mi sento di consigliarle di non smettere di lavorare. Perché? Perché questi assegni spesso e volentieri sono soggetti a revisione,
hanno una scadenza triennale, quindi per 3 anni questo assegno dovrebbe rimanere in essere, però possono chiamare prima e normalmente in questo periodo dove diciamo che le concessioni di invalidità e soprattutto di trattamenti economici legati a condizioni di salute sono quanto mai scarse, o comunque le valutazioni che fa l'INPS sono abbastanza restrittive da un punto di vista della concessione, è facile che magari glielo diano per un periodo, magari dopo un anno la chiamano a visita e glielo revocano. Quindi smettere di lavorare con un trattamento di questo genere chiaramente le espone a dei rischi poi dopo di rimanere senza uno e senza l'altro e di doversi pagare i contributi per arrivare ai 42 anni o ai 43 che saranno il suo requisito contributivo. Per cui giustamente è una domanda da fare. Ci potrebbero essere le condizioni, ma questa rimane chiaramente una valutazione medico-legale che solo un medico legale può fare. Se dovesse essere concesso, mi raccomando, ci pensi 2 volte prima di smettere di lavorare, perché con un trattamento di questo genere, che è assolutamente provvisorio, è sempre meglio continuare l'attività lavorativa. Il trattamento è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Naturalmente per coloro che hanno questo trattamento e continuano a lavorare ci sono tutta una serie di trattenute che poi vengono fatte un po' dal datore di lavoro in busta paga, un po' dall'INPS alla fonte se supera determinati livelli reddituali, ma comunque è, diciamo, un aiuto economico a volte anche importante per coloro che hanno subito problematiche di salute serie. Tu, Ilaria, su questo tema volevi intercalare qualcosa? Sì, che a differenza, cioè questa procedura qua per i dipendenti pubblici non è possibile. Non è possibile, assolutamente. Lo distinguiamo, ricordiamo che Silvano, sì. Naturalmente la signora rispondeva nella posizione del dipendente privato. Ilaria, che si occupa dei dipendenti pubblici, ci fa invece il punto della situazione sulla problematica, sì, sanitaria del dipendente pubblico. È diverso, nel senso che appunto non esiste un assegno di invalidità legato comunque e compatibile con l'attività lavorativa. Nel mondo del pubblico impiego si possono avere delle pensioni di invalidità, ma sono comunque legate a una cessazione dal servizio e a criteri anche di requisiti contributivi diversi. Quindi sono valutazioni totalmente diverse, con procedure anche diverse, quindi per i dipendenti pubblici tendenzialmente invece facciamo proprio il contrario, cioè prima si fa una domanda di validità civile e successivamente si valuta tutto il resto, perché appunto questo potrebbe chiudere poi l'attività lavorativa. Sì, diciamo che prima di mettere in evidenza la situazione sanitaria, esatto, prima si valuta dal punto di vista medico-legale, perché sulla pensione pubblica ci sono delle valutazioni molto più complesse da effettuare. Mentre, come giustamente diceva Silvano, l'assegno di invalidità è compatibile, mi sostiene il reddito, posso pensare di ridurre la mia attività lavorativa, esatto, per un periodo X. Insomma, per il comparto pubblico è un po' più complessa, esatto, la situazione va gestita in modo più attento per alcuni versi. Prendo la chiamata che c'è in linea, pronto? Sì, salve, buonasera, sono Milena da Correggio. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io chiedo un approfondimento proprio sul SS3, sì, perché le spiego. L'SS3, mio fratello è invalido all'80%, sì, degli invalidi civili, più la legge 104, sembra che dal calcolo pensionistico, insomma, col fatto che è invalido abbia requisito dei 5 anni in meno, se continua a lavorare, insomma, senza fare dei grossi ammanchi. E quindi insomma, sembra che nel 2018, verso luglio, dovrebbe andare in pensione. Lui è nato nel 67, maggio del 67, sì, e quindi questo ragazzo ha avuto diversi sinistri, e quindi per questo che ha avuto questi riconoscimenti, e adesso ha un sacco di difficoltà a lavorare. Però mi è stato detto che ed era già stata fatta la domanda dell'SS3, dato che lui ha subito dei sinistri a causa di incidenti,
L'SS3 non può essere avanzato perché l'INPS può chiedere risarcimento alla compagnia che gli ha risarcito, insomma tutta questa ma la bimba che sta piangendo perché senza volere. Abbiamo dei telespettatori anche molto giovani. Sì, piccolina, Mati, scusa, ti ho preso contro. Mi deve scusare. No, signora, niente di male. La domanda rapidamente che le faccio, e questo poi la lascio alla cura della piccola, che capisco che lui ha avuto dei sinistri quanto tempo fa? Sono passati più o meno di 10 anni? Più o meno? 10 anni? Più o meno? Ah, 10 anni. Sì, è successo nel 98. Ok. Se non ricordo male, questo incidente insomma grave. Aspetti un attimo. Tata, non ho fatto apposta. Che gli ho preso contro mentre si muoveva, scusate. Niente di male. Allora, io direi che qualche elemento ce l'abbiamo. Adesso Silvano le prova a dare una risposta, così calmiamo anche la piccola, che non vogliamo che pianga troppo a lungo, che ci dispiace anche quello. Dopodiché è chiaro che qui l'attenta valutazione va fatta sui tempi di liquidazione di quel sinistro, perché l'evento si è sviluppato nel 98, ma evidentemente poi il risarcimento forse si è manifestato successivamente. Qualche delucidazione gliela possiamo dare, tenendo conto che però speriamo che poi la maggiorazione l'abbiano ricompresa nel calcolo, perché c'è anche quello da tenere in considerazione. La maggiorazione di che cosa? Adesso Silvano le spiega tutto, più che volentieri, così le dà qualche indicazione più precisa. Io ho appena provato a chiedere di questa cosa, ma mi ha detto mio rischio e pericolo fare questa domanda, perché ci sarebbero questo tipo di possibilità, che essendo stato risarcito dalla compagnia uno chiede dopo di rivalsa, però purtroppo è un evento della vita, non capisco questa correlazione. Certo, bisognerebbe ricostruire a monte se la compagnia assicurativa o l'avvocato che ha gestito eventualmente il risarcimento danni abbia fatto salvi o meno i diritti degli istituti, perché anche questo è un dato dal punto di vista legale che andrebbe verificato. In ogni caso, se la domanda era quella legata alla possibilità di fare la domanda, Silvano direi che ha gli elementi per darle la risposta. Poi l'attenta posizione magari va vista con tutta la documentazione, questo sicuramente, però qualche elemento ce l'abbiamo, direi. Va bene, allora intanto la ringrazio e complimenti ancora a tutti, a Silvana. Grazie e a lei. Voi, insomma, grazie. Ragazze che siete sempre molto carine e disponibili. Salve, buonasera. Grazie, buonasera a lei. Sicuramente il suggerimento che hanno dato di usare cautela è corretto, perché in questa situazione di fatto cosa succede? Poi è chiaro che va vista in maniera precisa, però a grandi linee succede questo. Se io ho avuto un incidente dove c'è di mezzo una responsabilità di terzi ed ho ottenuto un risarcimento assicurativo, cosa succede? Succede che se io faccio quella domanda di cui parlavamo prima con quel signore di Bologna che ci ha chiamato, l'INPS mi riconosce l'assegno di invalidità, ma poi esercita un diritto di surroga. Cosa significa? Significa che dice: io ti devo pagare per un danno che è stato provocato da terzi. A questo punto però io ti pago, ma mi rifaccio su chi ha provocato il danno. A questo punto chiaramente però l'assicurazione ha già risarcito. Quindi c'è, diciamo, un passaggio di soldi per cui a questo punto dovrebbe restituire una cifra che ha già preso come indennizzo. Quindi sono casi sempre molto difficili, per cui noi in questi casi, per quello probabilmente gli avevano detto di aspettare, fra l'altro non sentivo tanto bene, il 2018, perché una volta trascorsi questi 10 anni si esaurisce questo diritto di surroga da parte dell'istituto. Chiaramente prima però di partire con una domanda in casi come questi, dove ci sono di mezzo la responsabilità di terzi, cioè io sono diventato invalido per colpa di qualcun altro
e se per colpa di qualcun altro ho preso chiaramente il risarcimento, perché se non ci fosse stato un risarcimento saremmo a posto, magari se fosse stato vittima di un pirata della strada, eccetera, sì, eccetera. Di un mancato riconoscimento. Esatto, ma quando c'è stato il risarcimento assicurativo bisogna usare sempre massima cautela nel fare queste richieste, perché altrimenti invece che un beneficio corriamo il rischio poi di fare un danno, fargli prendere dei soldi da una parte e farglieli dare indietro dall'altra. Quindi in questo caso aspettare questo termine decennale è sicuramente opportuno, e chiaramente prima di partire con questa richiesta specifica di assegno di invalidità e con la compilazione da parte del medico curante di questo modello SS3, è sempre meglio usare cautela, verificare a modo i termini. Noi abbiamo chiaramente dei consulenti legali che possono entrare nel merito e suggerirci la tempistica migliore. Quindi chiaramente prima di fare questo passaggio invitiamo la signora a passare per un esame approfondito della cosa. Assolutamente sì. Prendo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Senta, volevo sapere, perché mi sono perso della trasmissione vostra, sì, no? Prego. Di quel recupero, di quel decreto bis, sul recupero di quei soldi che ci hanno trattenuto, ci hanno trattenuto il governo Monti. Sì, cioè lei intende pensione, la, no? La mancata perequazione? Sì. Ok. E lì si può fare il ricorso ancora oppure... Allora, aspetti, lei l'ha ricevuta in parte, non l'ha ricevuta e l'aspettava? Ho ricevuto una quota l'anno scorso di 450. Ok, quindi lei voleva sapere se c'era in pista un ricorso per avere tutto l'importo. Sì. Ho capito. Sì. Io direi che posso risponderle dicendole che ci sono in corso... mi prendo l'onere della risposta, sì. Perché ci sono in corso alcune cause pilota che stanno gestendo dal punto di vista regionale i canali del sindacato pensionati della CGIL in concomitanza insieme ai nostri, alla nostra avvocatura regionale. Vedremo nei prossimi mesi se ci saranno degli sviluppi, ovviamente ve ne daremo conto. Ma siccome abbiamo deciso di mettere in piedi solo delle cause pilota per evitare di riempire i tribunali inutilmente di situazioni che potrebbero non avere sviluppo o averlo in maniera amministrativa più rapida senza peraltro farvi un danno per le decadenze dei tempi di liquidazione, quello che le posso dire è: se lei ha modo di dare i suoi dati al sindacato pensionati della CGIL più vicino, qualora si sbloccassero delle situazioni, loro hanno tutti gli elementi per poterla ricontattare. Lei, come tutti coloro i quali erano eventualmente interessati da questa problematica. Ok. Va bene? Ok, allora aspettiamo un attimo. Attendiamo l'esito di queste cause pilota che sono partite, credo, a cavallo del mese di gennaio, più o meno. Per cui poi i tempi della magistratura non sono rapidissimi, ma qui non c'è un problema di prescrizione nell'immediato, ma adoperarci su tutte le pratiche poteva diventare rischioso perché c'era un problema di decadenza del diritto. Sì. Sono due situazioni dal punto di vista legale un po' complesse, adesso non entriamo nel merito della terminologia, ma questo era per cautelare la stragrande maggioranza di coloro i quali avrebbero potuto adire per vie legali, avrebbero dovuto sostenere dei costi per tenere quella pratica in carreggiata. In questo modo le cause pilota sono gestite e sono a carico come costi della CGIL regionale, quindi per gli utenti non c'è costo in partenza, e questo servirà anche a tutti gli altri laddove questa situazione dovesse sbloccarsi in un senso positivo. Diciamo che per noi è stata la gestione più pluralista, meno costosa per tutti e con dei tempi che vi garantissero la possibilità di esigere quel diritto in un momento successivo senza perdere attraverso la prescrizione e la decadenza quelli che potevano essere il recupero di quelle somme eventuali. Ok. Bene. Grazie. Grazie a lei della telefonata, così grazie, ne abbiamo approfittato, perché sulla sentenza 70 c'è sempre ancora una curiosità latente su molti aspetti, per cui qualche volta chiedetecelo, perché così eventualmente rifacciamo il punto della situazione volentieri. Ci fermiamo per un brevissimo spazio pubblicitario.
riprendiamo la diretta, rifacciamo un passo indietro, perché in realtà non abbiamo finito di parlare di come devono consegnare quelle famose tessere, Marghi, torno lì, perché poi ci fermiamo. Voi capite che le telefonate e gli sms hanno ovviamente una priorità rispetto all'argomento preparato, ma è evidente che magari qualcuno è rimasto sorpreso con la tessera in mano a casa e non sa cosa farne, per cui l'indicazione su come comportarsi con quella tessera finiamo di darla. Chiaramente, se qualcuno di voi dovesse trovare a casa in un cassetto dimenticato un tesserino con dei francobolli, questo ad oggi sono contributi validi a tutti gli effetti, che per poter essere inseriti nella propria posizione assicurativa devono essere consegnati all'INPS. L'INPS li riceve con una modalità che possiamo gestire noi come patronaggio, c'è da fare un'operazione di fatto di accredito, però ancora oggi, e a volte troviamo, ed è capitato e capita ancora tuttora, magari persone che hanno in casa in un cassetto qualche anno di contributi senza saperlo, che ormai davano già per perduti, ed oggi, ancora oggi, anche se sono passati anni e anni senza limiti temporali, questi contributi consegnati all'INPS possono essere valorizzati ed inseriti nella propria posizione assicurativa individuale ed utili per andare in pensione, naturalmente. Qui su questo passaggio mi preme, Silvano, fare una distinzione. Un conto è se erano marchette da dipendente, da operaio piuttosto che da impiegato, ma potrebbe anche essere che si tratti di marchette da apprendista, e queste potrebbero non comparire ancorché io abbia consegnato, perché lo dico. E qui mi interessa non tanto fare la casistica, perché diventa anche qui molto complicato. Però succedeva per i periodi da apprendista nelle ditte artigiane, e solo nelle ditte artigiane, siccome quei francobolli in realtà valevano zero, in realtà il datore di lavoro non li pagava, potrebbero non essere presenti. Quindi potreste magari non trovare nella posizione assicurativa il periodo corrispondente. Certo. In questo caso è l'unico caso in cui non è oneroso il riconoscimento. Sì, ad oggi esiste una procedura che noi possiamo fare per recuperare gratuitamente periodi pregressi già prescritti di contribuzione da apprendista artigiano. Cosa significa? Significa che questo soggetto non è che faceva l'artigiano, faceva l'apprendista in un'azienda artigiana. Quindi l'operazione consiste nel, innanzitutto, dimostrare che il rapporto di lavoro era avvenuto, quindi qua il documento fondamentale è il libretto di lavoro. Poi dopo, facendo una visura camerale, se l'azienda risultava iscritta nell'albo delle imprese artigiane, dal libretto di lavoro risultava questa qualifica di apprendista artigiano, si fa una richiesta specifica e questi contributi si recuperano gratuitamente, a differenza di altri diversi dove invece bisognerebbe pagare un riscatto, quindi pagare una cifra. In questo caso è l'unica tipologia di contribuzione prescritta che si recupera, proprio perché, come diceva Cinzia, all'epoca questi contributi erano di fatto gratuiti, per cui dimostrando lo svolgimento del rapporto di lavoro e dimostrando che l'azienda presso la quale lavoravo era iscritta nell'albo delle imprese artigiane, io posso portare a casa un periodo contributivo vecchio, non presente in estratto, senza pagare un euro. Diciamo che qui la documentazione necessaria è ovviamente il libretto di lavoro e non solo la visura camerale, da dove risulta che quell'azienda, in quel periodo in cui io voglio il riconoscimento, aveva lo status di azienda artigiana. Questi sono i due elementi. Mi riallaccio, Ilaria, e ti coinvolgo in questo senso, perché è capitato, e lo diciamo, può succedere anche per un dipendente pubblico che sia entrato in ruolo successivamente e magari da un controllo effettuato dopo non si ritrova questo periodo. Qui la procedura è un po' diversa. Cioè, dobbiamo fare l'operazione all'INPS che descriveva Silvano, esatto, in ogni caso, esatto, ma successivamente bisogna poi operare sulla posizione IMDAP. Esatto, nel senso che anche quei contributi lì poi io li devo riportare dentro la mia cassa, diciamo, di gestione pubblica.
e quindi devo effettuare una ricongiunzione, anche lì potrebbe essere di tipo oneroso, quindi normalmente si valutano i costi delle perché operazioni. Lo dico perché l'accredito IMSS è gratuito, ma in questo caso, laddove abbiamo una situazione dove sono passato all'ente pubblico, in realtà poi l'operazione successiva è un'operazione onerosa invece. Esatto. Quindi cambia, certo. È chiaro che la domanda, siccome comunque non è vincolante all'accettazione e al pagamento dell'onere, si fa, e nel momento in cui l'INPS gestione pubblica mi dice cosa mi costa, io deciderò se effettuare la ricongiunzione oppure no. Ok, perfetto. Allora, io se non ci sono telefonate in linea, e non mi pare che ci siano al momento, Silvano, c'era questo SMS da recuperare. Questa signora è e compirà 52 anni a giugno, 36 anni di lavoro dipendente privato ed è, non so se l'ho già detto, è una donna, te l'ho già detto. Ci chiedeva quando potrà avere accesso a pensione. 36 anni di contribuzione oggi significa che ha iniziato a lavorare veramente giovane, vista l'età. Di conseguenza questa signora dovrebbe riuscire ad andare in pensione fra 6 anni circa, 6-7 anni. Il problema grosso per lei non sarà tanto l'accesso al pensionamento, ma il fatto che riuscirà ad arrivare ad un'età ancora piuttosto giovane. Per cui ricordate e ricordiamo sempre che quelle famose penalizzazioni che sono state sospese fino alla fine del 2017 torneranno poi in vigore nel 2018 e comporteranno per una persona che ha iniziato a lavorare molto presto, quindi arriva ad un requisito pensionistico piuttosto giovane, una consistente decurtazione dell'importo. Così uno già ha iniziato a lavorare presto, rimane anche fregato perché arriva in pensione giovane, ma sappiamo che per la riforma Fornero andare in pensione prima dei 62 anni comporterà dal 2018 in poi una trattenuta pari al 2% per ogni anno mancante ai 60, poi dai 60 ai 62 un 1% per ogni anno. Per cui la signora potrebbe anche arrivare in pensione con un'età che determinerebbe una trattenuta anche del 6-7-8%. Diciamo che insomma, quindi, approssimativamente va bene, l'indicazione è ovviamente non assolutamente precisa, ma gli elementi vanno vissuti sulla posizione assicurativa. Però è vero che se la collocazione dopo il 2018 dobbiamo anche tenere conto di una situazione nella quale potrebbero esserci delle decurtazioni dell'importo di pensione che vanno, secondo me, comunque messe in evidenza. E qui se avessimo una condizione di accesso, ma qui siamo distanti, insomma, nella costruzione della posizione assicurativa dovessimo trovare delle decorrenze a filo del 2018, potrebbe essere che tutta quella verifica sulla posizione assuma un valore allora, del tutto diverso. Non è il caso della signora, perché chiaramente distanti, è troppo lontana. Però è molto, molto importante l'esame e il recupero di periodi contributivi, perché se questi periodi contributivi mi consentono di stare dentro al 31 dicembre del 2017 come maturazione del requisito, io evito di cadere in queste penalizzazioni che dal 2018 torneranno ad essere in vigore. Quindi è molto importante, perché purtroppo ci saranno dei casi dove per una qualche settimana io subisco una penalizzazione che recuperando quel periodo potrei evitare, per cui diventa veramente molto importante fare una verifica e costruire, diciamo, delle situazioni. Prendiamo la chiamata che c'è in linea. Pronto? Buonasera, signora. Sì, buonasera. Scusi l'attesa, ma volevo far terminare Silvano. Non prego. Non lo so se è il caso mio rispetto a questo o no. Comunque io, mia moglie, lavora alla CoopService. Sì. E quasi 30 anni e il contratto pieno, hanno cambiato il contratto a part time,
senza la sua autorizzazione, senza firma, senza niente. Ha fatto sotto tutto loro, per conto loro, tutto quanto. E poi ha chiesto l'ultimo poco fa il modello IMES, perché per controllare la posta paga, e loro non vogliono dare. Okay. E non lo so se loro hanno il diritto non lo dare o non lo dare, e poi anche il contratto, hanno il diritto da cambiarlo come vogliono loro, partai come vogliono loro o no, perché tanto per capire se loro hanno il diritto o no, sappiamo noi il nostro diritto, se è giusto quello che hanno fatto o giusto quello che la facciamo. Dico la verità, non abbiamo capito niente di questo caso. Voi vi siete però rivolti a una categoria sindacale? Siamo passati al sindacato, siamo passati da un avvocato, siamo arrivati anche a telefonali, siamo arrivati per tutto, però nessuno mi ha dato una risposta giusta. Fino anche siamo andati all'ispettore di qua, di là, nessuno ha dato una risposta, come essere siamo nulla. Mia moglie lavora quasi 28 anni o 30 anni nella Coop Service, e sempre socia, sempre così, sempre dato, sempre fatto, però il risultato alla fine cambiano part time e cambiano tutto, non lo so, dico la verità. Io non lo so cos'è questo modo, una comparativa grossa, seria, dovrebbe essere una comparativa seria, ma è così com'è questo? Io dico allora, la verità, non che mica posso, capito niente. Quello che posso dirle è che dal punto di vista della gestione tra lei e il datore di lavoro, purtroppo il patronato non entra nel merito delle questioni, perché non ha competenza specifica né in sede contrattuale, né in sede di verifica di quella situazione. Ora, io credo che il sindacato di riferimento, che dovrebbe essere quello del commercio, e c'è un referente che riguarda la sua azienda, quella che lei citava, credo che una risposta precisa gliela debbano dare dal punto di vista quantomeno della correttezza del comportamento aziendale. Poi, se l'azienda abbia all'interno della situazione delle dinamiche complessive, delle situazioni a mano libera nelle quali può intervenire, perché può accadere che qualche comparto si riduca perché perdono dei cantieri e quindi per evitare di licenziare dei lavoratori riducono prima l'orario di lavoro per dare la possibilità, questo può accadere soprattutto nel comparto pulizie, dove perdendo dei cantieri è evidente che quel comparto perde, come dire, un pezzo di ore di lavoro che da qualche parte vanno destrutturate. Quindi è possibile che rientriamo in questa casistica. Però io ritengo che una risposta dal punto di vista formale, e credo che rientreremo in una risposta molto vicina a quella che le ho dato io adesso, sia possibile proprio per effetto di una tutela del rapporto di lavoro su una complessità di elementi appartenenti all'azienda. Poi è evidente che la domanda che lei fa è pertinente, nel senso che lei dice ma loro possono. Io credo che dal punto di vista dei contratti aziendali ci siano delle clausole che possono prevedere su singoli e perdite di cantieri questo tipo di atteggiamento. Poi ripeto, la categoria sindacale... Prego. Posso dire solo una cosa? Loro nel caso di mia moglie ha perso solo, mia moglie ha perso tre ore alla settimana. Vuol dire il contratto, lei deve essere 40 ore, ha perso 3 ore alla settimana, non deve essere bassa part time. E da passarla a part time. Ma si chiama part time? Aspetti, però si chiama part time tutta la riduzione oraria dall'orario pieno delle 40 ore, anche se mi riducono di un'ora sola, perché non è più l'orario pieno. Quindi dal punto di vista formale si chiama part time, ma è corretto, perché anche se mi si riduce solo di qualche ora, non è più l'orario pieno.
Quindi da questo punto di vista la dicitura di per sé non è significativa, l'importante è che il numero di ore le consenta la copertura settimanale piena, che in questo caso avrà. Ma la dicitura part time è solo un dato formale in questo caso, che siano 2 ore o che siano 12, si chiama part time allo stesso modo, perché riduce dal numero complessivo del tempo pieno, che nel caso del contratto che applica Coop Service sono le 40 ore, quindi da questo punto di vista si chiama proprio così, eh? Sì, però è un'altra cosa, se mai mia moglie ha chiesto il suo copia del contratto, scusa, se mia moglie ha chiesto una allora, copia però aspetti. Del contratto non vogliono dare, no, non vogliono dare. Però il contratto lei ce l'ha in mano, il contratto originario. Non quello da verificare, deve verificare. Mai dato il suo contratto da quando è stata assunta, più anche il modulo IMES, così viene verificato tutti i tagli, tasse, quelle che lei deve pagare a mia moglie, quelle aziendali, tutto quanto, sai, tutto punto per punto, e lì all'Inica mi ha detto vogliono questo IMES lì, quel paese, era 5-6 anni per controllare, e loro non vogliono dare questo. Adesso io dare. Lì nel merito onestamente faccio fatica al telefono ad entrare sulla pratica, però è evidente che la categoria sindacale in un qualche modo l'assistenza gliela deve fornire, insomma io su abbiamo bussato, dico la verità, mi scusi se corrompo, abbiamo bussato e quasi tutte le porte, tutte, non c'è neanche una porta, non ne abbiamo bussato, sindacato, non è sindacato, di qua, di là, su e giù, ispettorato, per avere anche no, aspetti però, aspetti però, che dopo bisogna che però, purtroppo sì. Noi chiudiamo la telefonata per motivi proprio tempistici di fine trasmissione, però il problema è questo, non serve bussare a tante porte, perché qui c'è un datore di lavoro di riferimento, eventualmente la categoria sindacale. La direzione territoriale del lavoro potrebbe non avere registrato delle cose, mentre le controparti ce l'hanno. Per cui quelle sono quelle a cui lei si deve rivolgere. Non c'è bisogno di andare alla direzione del lavoro piuttosto che ad altri enti, perché le controparti sono quelle. Se ci sono degli accordi di cui le controparti sono a conoscenza in entrambi i lati. Quindi da questo punto di vista mi sento tranquillo che lei non vada alla direzione del lavoro o a bussare ad altre porte. Qui sono due situazioni da mettere in evidenza. Ci fermiamo per l'ultimo brevissimo spazio pubblicitario. Riprendiamo la diretta e la riprendiamo per gli ultimi, proprio l'ultimo minuto, nel quale Silvano vogliamo, intanto gli sms che sono arrivati a cui non abbiamo risposto, provvederò come sempre in settimana a rispondere a tutti. Ci tenevamo solo a dire che siccome è rincorsa la voce in settimana e il ministro Poletti ha firmato il famoso decreto sull'invecchiamento attivo e volevamo rimandarvi a lunedì prossimo a questo punto per la spiegazione, anche perché magari all'uscita fresca della norma di legge ci piace sempre poco, qualche giorno di valutazione un po' anche sugli impatti e sulle come dire, verifiche da fare, anche perché anche qui riguardano come sempre le posizioni assicurative, quindi bisogna ricostruirle, qui si parla solo di coloro i quali sono vicini alla pensione di vecchiaia in un quadriennio precedente al compimento dell'età, poi lunedì svilupperemo magari le diverse casistiche e vi spiegheremo come operare rispetto a queste situazioni particolari. Io naturalmente vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 9, sempre in diretta e sempre qui insieme a voi. Ringrazio Silvano e Ilaria che stasera ci hanno dato una mano per la valutazione e per la ricostruzione delle posizioni assicurative. Vi invito a farlo davvero perché nel corso poi della vita lavorativa non avere verificato qualcosa di già prescritto potremmo poi morderci un pochino le mani e magari fate un pochino di fila di attesa, volendo si può anche predisporre con l'appuntamento, quindi il patronato è sicuramente a disposizione. Vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do l'appuntamento a lunedì prossimo. Sera. Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL,
Inca, Teorema, Assicope Emilia Nord. Agente...